Juventus edizione 50-51 c'è un altro Hansen, Carlo. Ma oggi sarà una giornata particolarmente disgraziata per lui. La Triestina non ha stranieri in squadra e Grosso, il capitano, se ne mostra fiero. Ma anche senza stranieri, gli alabardati terranno testa alla Juventus. Hanno già segnato un gol e, contenuta con l'abilità del portiere Nuciari la reazione bianconera, tornano spavaldamente in area juventina per allargare il successo. Se Viola è stato bravo, Muccinelli invece perde per imprecisione un'occasione da gol. La replica della Triestina è travolgente. Soltanto un no portentoso di Viola impedisce a Petagna di segnare. Anche nella ripresa Mr. Carver appare preoccupato. Il centravanti triestino si è mangiato il gol, ma la seconda rete non tarda. Al quarto minuto, su centro da destra e tiro di De Vito deviato da Bertuccelli, la Juve è di nuovo battuta. L'autogol eccita la reazione dei campioni. Presta, alfiere della riscossa, segna il primo gol e due minuti dopo John Hansen completerà la rimonta col punto del pareggio. Ma la soddisfazione è amareggiata dal grave incidente che a 5 minuti dalla fine la priva di Carlo Hansen, infortunato in uno scontro con Grosso. Rientrerà in barella negli spogliatoi. Per fortuna la radiografia dirà niente frattura.